siamo tentate di compiacerci dei risultati ottenuti. Elencare solo le battaglie vinte, dalla metà del secolo in poi. Si è aperta con gli eventi per celebrare l'8 marzo l'iniziativa dell'amministrazione comunale di Venaria Reale Marzo Rosa, Marzo Donna, una serie di eventi che si alterneranno per tutto il mese. Per l'apertura, grande successo dello spettacolo Donne sull'emancipazione femminile nel Novecento a cura della compagnia Tedaka, che ieri sera ha attirato il pubblico al Teatro Concordia. Nel pomeriggio, presso la sala espositiva, era stata inaugurata la mostra di pittura Cuore di Donna, in omaggio alla femminilità ed eleganza, come spiega l'artista Anna Carla Frau. La mia passione nasce intanto fin da piccolina. Sono sempre stata un po', diciamo, in mezzo ai pizzi, ai gioielli, ho sempre un po' giocato anche su queste cose. E nasce soprattutto, purtroppo, ahimè, in un letto d'ospedale. E per passare il tempo, ero molto piccina, ho iniziato a disegnare e così è nata un po' la mia passione. E amo comunque sui miei dipinti anche arricchirli magari con dei gioielli, renderli ancora più femminili. Nei miei quadri intanto voglio trasmettere la delicatezza, ma soprattutto la femminilità. I miei quadri intanto rappresentano anche un pochino me, perché sono molto timida, come si può vedere, anche se non lo do a vedere ogni tanto, ma sì, rappresentano me, anche perché voglio che la donna si sveli poco a poco, che ci sia quel minimo di mistero, perché trovo che adesso ci sia troppa volgarità e la sfrontatezza che c'è adesso, insomma, secondo me va a guastare un po' quello che è l'essere donna, secondo me. E quindi voglio trasmettere questo, la femminilità. La sensualità si può vedere comunque, come potete vedere, perché comunque la schiena scoperta, la sensualità si vede, ma non voglio assolutamente che si veda un qualcosa di volgare, assolutamente. Non soltanto dipinti per omaggiare la donna, ma anche i delicati abiti di Andrea Ioana Dorneanu, stilista dell'Atelier Modello Unico. Sono qui, si capisce che sono rumena, di nazionalità rumena, però ho la doppia cittadinanza, sono qui da 15 anni. E ho sviluppato la mia passione, che era quella che fin da piccola avevo per la moda. Ora faccio la sarta modellista, però mi piace creare delle cose un po' particolari, oltre che dipingo. I miei abiti sono pezzi unici, infatti la mia azienda l'ho aperta con il nome Modello Unico, apposta perché tutte le mie creazioni fanno parte di culture diverse, infatti collaboro con stilisti all'estero come Giappone, in Africa, che mi forniscono dei pezzi ad hoc che su mia richiesta, oppure utilizzo dei pezzi vintage nei modelli nuovi che io disegno e poi trasformo il disegno. Lo faccio diventare materiale, no? Quindi tutto quello che utilizzo, o il tessuto, fa parte di una cultura, una storia, oppure sono dei pezzi pregiati.